Siamo qua perché oggi abbiamo completato l'Orto Madiba, che è un'iniziativa che è iniziata sabato 24 maggio per la giornata nazionale contro l'OGM, non Monsanto Day, che è multinazionale, non l'unica, che in tutto il mondo praticamente vende pesticidi, semi OGM, tutte le robe chimiche. Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita, insomma agli affari di un rapper militante. E noi abbiamo deciso questa giornata di fare questo orto urbano per praticamente riapproparci della terra in questo spazio inutilizzato e fare una piccola piantagione con diverse cose, e anche per ragazzi, per far portare i ragazzi di nuovo alla terra. E per gente che è senza lavoro, non sa cosa fare. Sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati.